Ok, Verdastri, si torna a parlare di Pokémon coleottero e insetti. Quanto mi dà fastidio il nome del loro tipo, lo sa solo Darwin. Nuova puntata e siamo ancora alla prima generazione, manca comunque poco per finire. No! Ciao Alberto, scusa per l'intromissione. Verdastri, conoscete le mantidi? Ad esempio, Mantis religiosa, quella che vive nei prati italiani. Bene, a Milano avete un'occasione imperdibile per venire a conoscerle. Questa è una delle protagoniste della nostra mostra, si chiama Deceptio Mantis, la mostra dedicata alle mantidi. A Milano, all'Idroscalo, laghetto delle Vergini Punta dell'Est, fino al 20 dicembre 2015. Ma vi starete chiedendo che cos'è Deceptio Mantis? Deceptio Mantis è un laboratorio didattico con animali vivi, dove potrete, oltre ad ammirare alcune tra le più belle mantidi del mondo, scoprire anche la loro biologia mediante microscopi ed altre attività per grandi e piccini. Durante la visita potrete ammirare ben 9 specie di mantidi provenienti da tutto il mondo. Questa, ad esempio, si chiama Gongylus gongylodes, o mantide violino. È una delle più belle mantidi che abbiamo in mostra. Le altre ve le facciamo scoprire a voi. Venite a trovarci. Va bene, allora io vi saluto e vi aspetto a Deceptio Mantis. Ma la domanda principale è: Do you know bug Pokémon? Aspettavo un'incursione dei mantidi lovers, proprio perché parliamo di Scyther, Pokémon mantide di tipo coleottero volante. Una mantide fusa a un rettile, questa sembrerebbe la sua natura. Mantide, ma quale mantide? Facendo una ricerca sono arrivato a pensare che possa avvicinarsi alla famiglia degli Impussidi, una famiglia dotata di corno cefalico più o meno grande, che, assieme agli occhi, in alcune specie, può avvicinarsi alla forma della testa di Scyther. C'è da dire che Scyther, come mantide, ha qualche problema. Tralasciando il numero di zampe e gli occhi non composti, parliamo delle zampe anteriori, che sono due vere e proprie lame, che potrebbero ricordare le zampe di una mantide. Però quelle delle mantidi reali siffatte non sono. Queste dovrebbero essere infatti raptatorie, utili a ghermire la preda e tenerla ferma con le spine di cui sono dotate. Altra cosa riguarda le due paia di ali, che sono entrambe usate per il volo, cosa che non dovrebbe essere, dato che le mantidi reali hanno il primo paio di ali, cioè quelle anteriori, ispessite e assumono il nome di tegmine, utili solo a proteggere il paio posteriore, l'unico deputato al volo. Scizor, Pokémon chela di tipo coleottero acciaio. E Scyther, scambiato con Metal Coperta, evolve in Scizor, che guadagna delle chele al posto delle lame della pre-evoluzione. Chele dotate di finti occhi, un carattere che si trova in molti insetti, tra cui lepidotteri e le stesse mantidi. Da notare sono le ali, che hanno guadagnato delle protezioni, forse accostabili a delle tegmine. Se così fosse però, il conto delle paia di ali andrebbe a 3, una condizione forse presente in tempi ancestrali nella evoluzione delle ali degli insetti, ma non presente oggi. Questo Pokémon viene accostato, oltre alla mantide, anche alla formica di fuoco, il genere Solenopsis. Forse per il colore e perché si dice che ribolla di un calore fortissimo. Il calore che si può provare se si subisce una puntura di formica di fuoco. Scizor con la scizorite diventa Mega Scizor, restando di tipo coleottero acciaio, un altro mega Pokémon che attraversa tutte le generazioni per balzare allo scoperto. Mega Scizor diventa ancora più corazzato rispetto a Scizor e perde l'articolazione delle zampe inferiori. Ormai non gli resta quasi più nulla di insetto, se non le ali. Sempre 3 paia, però più piccole. Ok, siamo alla fine. Ora vi rivelo un'idea che mi è balzata in mente mentre studiavo questi Pokémon. Guardate la corona tripartita della tripletta di Pokémon di cui vi ho parlato oggi. Vi ricorda niente? Secondo me assomiglia molto alla testa di Venomoth. Che ci sia un legame filogenetico? Se fossimo nel mondo reale, forse potrebbe essere un sì la risposta. Così non è. Che ne pensate voi? Intanto vi do appuntamento alla prossima puntata e ovviamente vi chiedo: Do you know about Pokémon?